Bene, tra l'altro oggi, siccome siamo un po' in modalità sperimentale, io vi proporrei di fare insieme quella ballerina di cui dovevamo già pastrocchiare la volta scorsa. Così Adriano, tra l'altro, discorso dell'incarnato, vediamo un po' come trovare un incarnato piacevole. Io ho visto che ad esempio Rox ha già chiaroscurato la ballerina, però si può provare ad esempio per Rox a fare una ballerina con la luce al contrario. Solo per Rox, poi vediamo un po' come approfondire senza magari rifare gli stessi esercizi che poi diventano anche un po'. E poi nella seconda parte della lezione, ovviamente, quel cielo di cui dobbiamo inventarci nuvole. Tu, Luciana, devi dire che sei una persona che arriva da Milano e disegni le nuvole così, e tutta la Sardegna ti dirà: accidenti, com'è strano che in continente vediate il cielo così. E vedremo, faremo vedere il cielo così. Vi saluto tutte, tutte, tutte. Mi raccomando, siamo a poche ore dalla fine dell'anno e dagli esami, ovviamente, che vi bocceranno tutti. Sicuro. Quindi, cominciamo dalla prima da bocciare, Mariella. Allora, Mariella, l'ho vista prima di sfuggita. Mariella, fischi, che belle sfide. C'è qualche tuo compagno, non faccio il nome, che ha detto: accidenti, ma le altre sono brave, io mi deprimo, eccetera, 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 sindrome di Calimerino. Mariella si diverte, io lo so, si diverte a sfidare un po' la sorte a livello grafico. Questo è un esame, scusate, è un esercizio difficilissimo, perché ci sono veramente tantissimi dettagli con la quale neanche fare amicizia, fare proprio il braccio di ferro. Mariella, perché ti sei messa in questo discorso? Tra l'altro, se non ho capito male, Mariella e Laura sono amiche. Sì, No? capito giusto, però vedo che non c'è, non so, deve aver avuto qualche contrattempo. Spero che riesca ad arrivare, Laura. Ok, dopo la riprendo, dopo la riacciuffo, Laura. Due masochiste grafiche, però, che si sono lanciate. Mariella, quanto c'è impiegato? No, aspetta, qual è la sfida iniziale? Cioè, prendere questo soggetto significa andare in oceano aperto. Che cosa ti è successo quando hai detto: ok, adesso questo esercizio provo a farlo? Allora, perché a parte mi divertivano tutte quelle, quei piedi, quelle gambe tutte incrociate, mi è piaciuta come foto, partendo proprio dalla foto. Poi, vabbè, cerco sempre di fare come esercizi tutto quello, tutte le foto che tu metti sulle varie slide. Cerco di fare quegli esercizi che vediamo durante la lezione e di applicarli. Questo qui è abbastanza complicato, però ci provo. Li ho numerati tutti perché dopo un po' andiamo insieme, quindi. Ho messo il numero a ogni piede perché sennò dopo un po' non capivo più niente. Però vabbè, poi a me piace molto, io mi diverto, per me è una nostra, cioè, non è, è una cosa che mi piace, mi appassiona da sempre, quindi l'ho ripresa e cerco di imparare, più faccio e più spero di migliorare un po'. Sai cosa posso consigliarvi? Quando disegnate un soggetto in un gruppo, mettete un foglio bianco a coprire tutto il resto. Cioè, procedete sempre da sinistra a destra e intanto coprite gli altri elementi, così il cervello non si distrae, riuscite a lavorare bene. Tra l'altro, Mariella, ottimo questo impianto. Il disegno, guardate, può aiutare a tutti anche per ripassare chiaroscuro. Il disegno può essere sintetico, quasi basico, proprio essenziale, e poi col chiaroscuro si va a dare forma. Ad esempio, questo piede ha recuperato tantissimo, Mariella, rispetto. Qui c'era, oddio, aspetta un attimino, vediamo, troppe linee curve, invece l'ha recuperato benissimo. Tanto era anche un piede complesso, perché poi ci sono, ognuno di noi ha delle forme, col tarso, qui si è creata questa forma strana, parlo del secondo piede. Qui invece è bene, cioè, questo è il chiaroscuro, va a portare volume, senso di realtà a qualsiasi soggetto e oggetto, e bene anche questo, anche questo qua piegato. Adesso è vero che non era obbligatorio, quindi non tutti a fare questo esercizio che è difficilissimo, però a provare appunto a trovare un metodo. Mariella, magari la prossima volta, per non far fatica invece di numerarli, che tra l'altro è geniale, un foglio bianco, magari anche un piede al giorno per non stancare troppo la mente. E poi decidere, tra l'altro, su quale focalizzarsi. Secondo te, qual è venuto meglio? Quello numerato,
quelli frontali sono venuti piuttosto male. Quello, il primo, diciamo, che poi è praticamente uno degli esercizi che abbiamo fatto con te. Quindi è stato sicuramente più semplice perché il triangolo, poi alzarlo così, era più facile. Quelli frontali sono quelli sicuramente venuti peggio, che non... c'è ancora da correggere parecchio, però a un certo punto non sono più riuscita a recuperarlo. Però, Occio, Mariella, hai detto una cosa interessantissima. Visto che l'abbiamo vagliato tutti insieme, questo tipo di movimento del piede, dopo quando lo rifarete, vedrete che viene molto più semplice di volta in volta, mentre invece le altre pose, ovviamente, Mariella, brava, perché la prima volta che magari le incontravi, non criticatevi quando la prima volta affrontate un soggetto, perché poi da questa posa a questa vi semplificate la vita quando direte, aspetta, è quasi simile a livello geometrico a quest'altra. E comunque, Mariella, bene perché è proprio il concetto del disegno. Faccio i bozzetti, preparo per poi andare a fare un soggetto simile, avere la possibilità di avere una mente già allenata e faccio meno fatica. Quindi, complimenti comunque, Mariella, perché siamo tutti estasiati. Ho letto tra l'altro poco fa di Mara e di tutte le scarpe che deve comprare questi modelli a tutte noi, Asam compreso, tutti. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, sono Laura. Eccoci Laura, stavamo parlando di... Buongiorno, anch'io sono in ritardo, ma non riuscivo a collegarmi, non so come mai, vabbè. Anche tu, Laura. Sì. Anch'io non riuscivo, scusate. Di nada, Laura ci mancherebbe, stavamo aprendo proprio, sei in copertina, quindi tag, sei proprio in copertina insieme a Mariella. Per questo spirito masochistico, espressivo, coraggioso, non so come definirlo, però secondo me è piacevole nell'ambito artistico. E stiamo valutando tutta la fatica di Mariella, valutando anche quella guida che ci fa fare meno fatica quando disegniamo un soggetto che abbiamo già studiato. Ovviamente sembrano banalità, però giustamente Mariella diceva: questo mi è venuto meglio perché già lo conoscevo, tra virgolette. Mentre le altre pose, quelle anteriori, magari sono un po' da assorbire. C'è un microfono che, mannaggia, pupazzo, un po' stride. Però Laura, ben arrivata! Dopo vado veloce, però oggi voglio farvi fare due lavoretti, giurino, giuretta. Laura, anche tu, tra l'altro, come Mariella, quando ci sono tanti dettagli, lo dico per tutti, da mettere su carta, provate a utilizzare un foglio bianco, che appunto copra in questo caso tutti gli altri piedi, no? Quando disegnate un soggetto per un soggetto. In questo caso invece Laura, due fogli per Chiara, coprire. scusami, Laura sta avendo problemi. Si Ok. è scollegata, è ritornata. Laura, mi sente? Ci sono, Perfetto. praticamente si scollega automaticamente. Scusate, io proverò a seguire quanto posso. Ok. No problem, no problem. Grazie. Anzi, così, aspetta, ne parlo subito Laura, così ti abbiamo qui con noi affezionatamente. Allora, stavo dicendo, quando fate fatica ad avere, non so, tanti soggetti, tanto chiaroscuro, tante linee da individuare, provate a utilizzare un foglio, lo ripeto un'ultima volta, però è importante. Ad esempio, questa serie di piedi, metto un foglio bianco su tutto il resto e disegno uno, poi quando ho disegnato uno vado sul secondo, intanto il foglio bianco lo muovo. Così il cervello fa meno fatica, se no vi assicuro, qui è un po' una Wunderkammer, quelle installazioni dei nostri amici tedeschi che nel 1700 riempivano le sale di tutti gli oggetti, si diventa matti a guardare una camera simile. E in ugual modo, Laura, anche se questo è un bel chiaroscuro dove hai semplificato, hai buttato su carta gli spazi chiaroscurali più importanti, però anche tu, se avessi un giorno più difficoltà rispetto al dovuto, se proprio stai sudando 10 camicie, allora sudiamone solo una, però con, non so, prendere due fogli e isolare la caviglia. Quando è fatta la caviglia, ci mettiamo sopra un foglio bianco e ci dedichiamo solo al tallone, così vi assicuro è molto più rilassante. E tra l'altro, Laura, anche tu mi raccomando a coloro che dicono: no, aspetta un attimo, io sto facendo questo corso, un attimino, studio, va bene, anche quello in diretta va benissimo. Loro sono piratesse che viaggiano per gli oceani. Laura, che cosa ti diverte nell'aver sfidato questa immagine ancora tuttora nel guardare il tuo pargolo? Che cosa ti
Ti fa piacere? Allora, non lo so se va bene innanzitutto, perché adesso che lo guardo sul tuo... mi sembra che non vada molto bene, però vabbè. Io mi sono divertita con questo piedi. Non so perché, mi è venuto quasi subito e ho deciso di fare chiaroscuro, ecco. Fare chiaroscuro con diverse matite colorate, perché mi sembrava meglio così piuttosto che solo la matita. Niente, mi è piaciuto tantissimo. Ne ho fatti altri di disegni, ma questo qui è quello che mi è venuto, non ti dico, in 20 minuti l'ho fatto, che non è da me, io sono una polenta proprio. Ecco, la polenta però a cottura veloce. Tra l'altro, se avete notato che all'inizio dell'anno eravate lenti, adesso siete più veloci, è perché la vostra mente ha già buttato fuori dubbi. Io spero che con la geometria vi troviate sempre bene. E tra l'altro hai detto una cosa, Laura, interessante per Adriano. Hai sentito Adriano? Laura ha detto, ho utilizzato più colori per poi arrivare a un incarnato. Sì. Perché prima Adriano diceva, io voglio... Sì, ti sento, ti... Sentite, sì, un'altra testimonianza, giuro che non ho pagato un 500.000 euro Laura per dire questo, no? Bonifico. Però scusa Fabiana, io ormai sono partito con rosa, adesso sì. Cosa faccio? Aggiungo un po' di giallo, un po' di arancione? Aspetta, lo facciamo dopo insieme con la ballerina, calma, tranquillo, oggi andiamo a mischiare un po' le carte, però hai sentito, perché prima, per farla in breve, Laura, Adriano cercava le famose... matite color carne che le Mara hanno scovato e proposto, sì. E a volte insomma pur di non fare quel tipo di spesa adesso magari si fa strocchi come hai fatto tu giustamente con vari colori e Adriano, ripeto, sentito la testimonianza di Laura, si cerca. Per appunto un altro tipo di piedi, quindi bene Laura e Mariella, grazie per il vostro coraggio da copertina. Rox, anche lei ha trovato dei chiaroscuri con dei piedi. Tra l'altro, una cosa, aspetta, scusate, Laura che ha detto, non so se è corretto o sbagliato, proviamo subito a socchiudere gli occhi e vediamo un po' quali sono le zone che Laura ha lasciato troppo chiare, per dire, no? Su Mariella no, perché ci sono troppi dettagli, però su questo piede di Laura, se voi socchiudete gli veramente... occhi, qui c'è un po' da riempire, Laura. Sì, hai ragione. Sì, hai ragione. No. Lo fai solo socchiudendo gli occhi, questo tipo di lavoro. Qui puoi scurire un po' di più, dove c'è la caviglia, un tono un po' più, un po', poi tutto il resto va bene, tutto il resto, vedete che i chiari ci sono, magari scurire solo queste ditina, questo dito, sì. Il resto poi prende luce, e questo tipo di esame, fatelo sempre alla fine, dopo magari qualche ora, socchiudete gli occhi e la vostra retina percepirà solo le parti più scure, cioè scusate, le parti più bianche, le zone più bianche, tutto il resto, se lo comparate, vedete che poi, ad esempio, Laura, qui c'è troppo chiaro, però ad aggiungere si fa in fretta, togliere un macello. Va bene. Mi raccomando, mi sembra che l'esame l'abbia passato, Laura, a pelo, poi vedremo la prossima volta, con la tesi. Cosa faranno? Ma allora, Rox, che è Rossana 2, ma in realtà è anche Rox per noi. Altro tipo di chiaroscuro, mi è piaciuto molto di questo sforzo, anche se sono degli extra, però mi è piaciuto il fatto, Rox, che tu abbia con questo chiaroscuro esasperato il senso del movimento, perché in effetti il piede, brava ad essertene accorta e averlo messo su carta, in effetti prende luce in maniera totalmente opposta dalla prima posa che questa all'ultima posa. Quindi anche questi dettagli sperimentali, bene metterli su carta, perché lo so che è un aspetto un po' strambo, però dobbiamo immaginare sempre da dove arriva la luce. Come esempio Claudio, questo chiaroscurone bello tosto, ci sei, perché anche Rox ha messo tanto scuro qua e questa figura ce la ricordiamo tutti ormai, Lo vediamo scuro questo tipo di tratto del tarso. Va bene Claudio buttare giù un po' di scuro, va bene anche tutta la parte tendinea come hanno fatto in questo gruppo anche Laura, appunto, anche Rox. Anatomicamente, chi ha fatto lavorino un pochino più corretto è Rossana. Dico subito, attenzione Vilma, qui c'è un piedino troppo piccino da Cenerentola, qui Luciana io vedo, non vedo, però c'è un po' di sproporzione, non vi preoccupate, anche Valeria, tra l'altro questo Valeria M, vedo il foglio che tende un po' ad andare sulla destra, quindi non so se la prospettiva
o se è lo schema che da un po'... Sì. Scusa, sai cosa c'è? Ho diviso male il file, nel senso che ho cominciato col piedone e ho preso metà foglio e gli altri due ho dovuto stringerli perché sennò non ci stavano. Va benissimo, l'importante è essere partiti con questo piede che va bene, Valeria. Infatti sospettavo, non c'è problema. Allora, a livello anatomico, ad esempio, vado uno per uno. A livello, allora, Vilma, benissimo, lo studio del piede a metà, questo studio è ottimo, parlo ovviamente, dirò solo le cose venute benissimo, Luciana, questo piede va benissimo, Valeria, questo piede va benissimo, per Laura va bene la divisione dei piedi e anche questo schema iniziale pulito, semplice, Rox va benissimo, questo piede e anche ovviamente l'originale, perché... Attenzione, avete fatto, avete constatato anche voi che se parto da un buon triangolo poi ottengo una buona forma. Rossana, bene questo piede, finale. Claudio, bene questo intento chiaroscurale, quindi sempre qualcosa ci portiamo a casa. Rox, bene per tutto il chiaroscuro. Proseguo solo e semplicemente perché abbiamo anche le ballerine in pentola, quindi vado un pochino più avanti. Mariella, siamo qua, eccoci, questo è un ottimo modo, ripeto, ribadisco, di segnarsi le cose, quindi ad esempio questo risultato finale sorretto poi da una buona scritta, idee lasciate su carta, attenzione c'è chi necessita di ciò, c'è chi ragiona più a livello di immagini, se non c'è la necessità di mettere su carta non lo fate perché sennò andare a inquinare visivamente delle informazioni, però questo piede così lo otteniamo, se poi ci scriviamo anche qualcosina, quindi Mariella, ottimo il metodo. Per Mara, tutt'altra situazione, vedete? Mara va veleggia, liscia, con poche informazioni ma più immagini, bene questi due esempi, questi due passaggi, quindi comunque alcune di voi sono riuscite a descrivere bene la parte geometrica, altre la prima forma, che tra l'altro è quella che sembra più semplice, però se non partivate bene da questa, poi era una pifferata ritrovare il tutto. Qui per Rossana, bene per questi chiaroscuri, attenzione alle proporzioni, qui c'è un tarso un pochino da, attenzione, da sistemare, un po' troppo corto, ma leggermente corto, qui c'è qualche cosina, Rossana, è troppo difficile questa posa per ora, nel senso che ci sono troppe pieghe della pelle che vanno a confondere, anche qui al massimo utilizziamo, ripeto, un foglio che divide in due questa forma, ci si dedica prima la parte sinistra, poi la parte destra, però comunque questa zona, ad esempio, Rossana, è eccezionale. Okay, noi se chiudiamo gli occhi, questa zona, Rossana, è troppo piena di dettagli, cioè non... Non so se era pieno di vino. Sì, sono qua. Tra l'altro poi vi lascio velocemente perché sono anch'io al mare e l'ho fatto ieri in poco tempo, solo che avevo un problema perché continuavo a perdere la foto originale dei piedi e quindi ho fatto un po' di macello perché qui la linea va e viene. E quindi, forse dovevo intensificare un po' di più gli scuri, perché lì sotto era molto scuro, il piede è quasi accartucciato nella realtà. Sì. No. Ma è una cosa difficile, cioè nel senso che, aspetta Rossana, ti perdiamo, ad esempio io ti consiglio di, con calma, relax, provare a copiare, proprio a copiare quello di Laura, perché qui ci sono degli scuri, 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 poi dei toni medi e poi chiaro. Così invece, benissimo il tallone, però qua è complesso, Rossana. O dire sull'astratto, a un certo punto ci dai un colpo di linea retta, un po' alla signora Bush della Lempicka, oppure è uno sforzo che fai un po' troppo in questo momento. Capisco l'intento, la voglia di divertirsi a testare, però... Occhio, perché qui ad esempio non c'è troppa differenza, se noi socchiudiamo gli occhi vediamo delle linee, queste linee della pelle, e vediamo un tallone ottimale, questo ottimale, la caviglia ottimale, poi chiudiamo gli occhi e guardiamo bene verso Laura e vedete che c'è lo scuro, scuro, scuro,
poi c'è il medio di chiaroscuro, poi torna allo scuro, è più reale, ma semplicemente Rossana perché è anche una posa un po' più rilassata, quindi se vuoi rifarlo lascia stare questa posa per ora, prova ad andare semplicemente a fare uno scuro scuro e poi gradazione della senza cioè tranquilli, capisco lo sforzo, però Rox sei tra l'altro normale, tranquilla Rossana, relax. E buono tra l'altro anche questo come tra l'altro il piede con le dita raggrinzite, piegate, è rarissimo vederlo, quindi Rossana buona scelta del soggetto, mica pizza e fichi, però calma. Per quanto riguarda Vilma, anche lei piedone col chiaroscuro, benissimo, un pochino più di scuro dove occorre, anche qui come Laura a volte ci sono delle zone più scure, magari erano queste zone più scure, benissimo a cominciare a dare un po' allo scuro, perché poi si può aggiungere, però attenzione, se socchiudiamo gli occhi Vilma, vediamo tanto scuro qua, tanto scuro anche qui, e diventa un po' strano, bisogna stare attenti a dove mettiamo gli scuri. E se io faccio il cazziatone perché qui c'è del potenziale, quindi Vilma, il prossimo passaggio è rendere un po' più scuro alcune zone, questo è un piede che sta guardando verso ovviamente sinistra, di là, si sta piegando, dovrebbe venire fuori un po' questo chiaroscuro, se non sbaglio Vilma, bisognerebbe vedere anche le immagini originali, però mi raccomando un pochino più scuro, non so se Vilma è in diretta. No, secondo me no. Io proseguo, se non sento le voci. Mariella, anche ancora mazza pure questo, mica pizza e fichi, tra l'altro il tuo stile, quello che vi consiglio, non studiate Mariella il suo gesto, perché lei c'è proprio personale, lo riesce a limitare e delimitare, non esagera, potrebbe esagerare, però invece si ferma un gradino prima ed è il suo stile. Benissimo anche per questo tipo di sfondo e attenzione Mariella, a parte tutti i tuoi lavori faticosi che perché comunque sono comunque belli tosti, a proposito di chiaroscuro Adriano, prima ho battuto un attimo le mani ad Adriano perché si è lanciato in questo tipo di disegni come la volta scorsa. Adriano sfondo, sì, ho fatto lo sfondo nero risalta molto di più. Sì, tra l'altro bravo, perché guardate che non sembra, però tutto questo tipo di rettilineo costante, massiccio, che va a creare questo sfondo, a parte il tempo, a parte il... Sì, è sparita una matita nera. Però... È bello, no, è venuto, con lo sfondo nero ha risaltato molto di più la ballerina, perché prima l'ho fatto senza sfondo. Poi ho detto no, faccio tutto nero, anzi sarebbe da calcare ancora un pochino, più nero fai più esalta la figura, c'è questo contrasto. Oppure puoi creare un po' più di, ad esempio questo viso era bellissimo, Adriano adesso te lo metto in grande, è bel viso tra l'altro, hai fatto proprio un lavoro in una prospettiva neanche poi così facilissima, quindi è vero che sto parlando un po' più degli extra, però a volte... C'è anche questo viso ben calibrato, ben fatto, tra l'altro anche il movimento delle spalle, qui bisogna chiaroscurare, però anche piatto va bene, tanto ricostruiamo noi, che questo ovviamente è il sedere, questa è la schiena, va bene anche accentuare un pochino gli arti, va bene questa mano, quindi Adriano, molto bene, almeno cominciare a imbastire il lavoro così va benissimo, senza mai sforzarsi, mi raccomando. E qui tra l'altro anche questo tuo lavoro, Adriano, c'era solo un piccolo problema di questa gamba che doveva proseguire un po' più in là. Non mi ci stava nel foglio. Ma queste ballerine, vi assicuro, non ci fate caso, sono un po' capricciose alcune, però le griglie a volte in effetti, però tutto il resto, Adriano, bella questa testolina tra l'altro, ho notato che questa volta hai disegnato delle belle teste, ma veramente sia in questa ragazza sia in questa, belle. Fatte bene, anche tutto il busto buono Adriano, poi giustamente questi sono quattro fogli uniti, che se tu
ti sembra piccolo, ma è un grande disegno questo, è dalla foto che sembra piccolo. L'ho fatto nel mio televisore, che ho un televisore grande, e l'ho copiato da lì. Siccome ho fatto quattro fogli uniti, ho fatto quattro pezzi uniti, e poi l'ho calcato bene. Però che bel lavoro. Mi ha dato molto aiuto il televisore mi ha dato molto, molto aiuto, molto spunto. Ok, un buon metodo. Compara solo la tua gamba, ad esempio, con quella di Rox. Vedi com'è più lunga, però poi un attimo, ti assicuro, allungare un attimino il polpaccio. O se no, sai cosa puoi fare? Tenere la gamba fino a qua, che va benissimo, però questa, invece di farla diventare il tarso del piede, lo fai diventare la caviglia, poi qui metti solo una forma, che è una forma tondeggiante, che è il piede, e l'hai risolta senza cancellare troppo. Ma si può camuffare, Adriano, non ti preoccupare, vediamo dopo come farla, perché quello che ha sperimentato Rox di già con il suo chiaro scuro, dovevamo fare la volta scorsa, poi ci siamo impegnati più sul piede. Consigli di far vedere anche l'altra gamba completa come disegno? Ci aggiungo, se vuoi aggiungo il pezzo che manca, non c'è problema. Come esercizio sì, ma dopo più che altro, Adriano, più che altro per avere il corpo della ballerina da chiaroscurare dopo come esercizio, lascia tranquillamente andare adesso questo. L'importante è solo fare questa piccola virata verso, aggiungere qua una forma tondeggiante che è il piede, quindi andare verso questo rettangolo ed allungare un po' questa gamba che adesso è troppo corta. Ok, tutto qui. Resto, anche se non si vede l'altra gamba, va bene, non c'è problema. Poi se c'è, meglio, perché comunque è svettante questa figura. E questa è la famosa posizione arabesque. Sì, con piede sollevato. Se lo facciamo, ci rimettiamo il tallone d'Achille anch'io per prima. Quindi su carta arabeschiamo. Nella realtà, magari a settembre, nessuno ci corre dietro. Però Adriano, per avere oggi questa bellissima ragazza da chiaroscurare tutti assieme, su questo tipo di modello, aggiungi solo da questa parte proprio una forma elissidale, elisse, un po' come ha fatto Rox, vedi? Quindi allunghiamo subito e correggiamo subito questa gamba, così poi è una ballerina da chiaroscurare eccezionale, bella tra l'altro come impianto, tutto corretto. Solo, ecco, ultima cosa, Adriano, solo il collo è un po' troppo lungo, però anche qui dopo proviamo a far scendere prima il petto, quindi senza cancellare troppo, l'aggiustiamo subito. Va bene. Dopo se vuoi inviarne su WhatsApp, ti dico dopo, è con calma, abbiamo tempo. E passo invece ad esempio a Rox e Adriano, lei ha fatto tutto questo tipo di armonia, ottimo Rox, anche il chiaroscuro finale, lo so che tu l'hai già fatto, Rox, sei in diretta, però magari... se ti piace l'idea, tu invece di far arrivare la luce da qua, la faremo arrivare da dietro questa volta. Sì, va bene. Ed è tutto speculare. Ovviamente questa gamba sarà tutta in luce, qui ci saranno le ombre e qui ci sarà il chiaro. Sì. E ragioneremo proprio completamente al contrario. E se volete, lo facciamo tutti assieme questo processo al contrario, perché magari qualcuno di voi ha già chiaroscurato, giustamente, per non ripetere l'esercizio, questa sfida la facciamo tutta al contrario, quindi lasciamo stare quello che vi ho inviato e così studiamo anche il controluce. Benissimo, non ci facciamo mancare niente. A livello geometrico, benissimo Rox, bello. Tra l'altro le linee forti, portanti, sono queste. Il braccio, il profilo, il busto, la gamba 1, che qui giustamente non c'è, e poi la gamba 2, quella che si realizza dopo. Uh-huh. E bene, anche quest'altra gamba, solo il piedino, un po' piccolino questo piede, è un po' troppo piccolo, però l'ho recuperato dopo, quindi va bene. Sì, sì, nel senso che quando, quello lì era quello che ho fatto in classe, quindi ero presa dal seguire tutte le istruzioni. Invece l'altro, poi dopo ci ho ragionato un attimo, ecco. Fatto benissimo. Ho fatto un ragionamento e vabbè, ho seguito sempre le stesse linee, quelle blu e rosse più o meno, per fare le stesse proporzioni, però poi ho ragionato, ecco, basta.
tutto lì. Benissimo, 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 però è bello, tra l'altro anche chiaro come esercizio, così anche i compagni possono guardare al meglio quello che, no, che hai fatto anche tu, ad esempio il suo è uno studio bello chiaro e netto, a parte questo piedino, ma è proprio un piccolo quid, tutto ben evidente. E a proposito di luce che arriva dal dietro, Mariella, adesso mi sono accorta, bene questo corpicino, il corpino, il tutù, il braccio, ho sopra questa gamba, dopo lo vediamo. Ovviamente tu puoi dire che aveva la calzamaglia, no, guardate. No, è proprio sbagliato. Ma lo vediamo dopo, quindi non ti preoccupare che dopo magari lo si può anche recuperare assieme in diretta. Vedrai che dopo, quando faremo l'inversione del raggio di luce, vedrai che cosa qui un attimino si può riprendere, perché lo si può riprendere, no problem. Valeria, bella, Valeria R, bella questa sequenza, questa mitragliata positiva di linee e colori. Tra l'altro mi piace anche lo studio del tutù finale. Brava, tra l'altro grazie per aver fatto questi scatti nel mentre. Sì, li ho fatti uno dopo l'altro, cioè. Benissimo, e tra l'altro bello anche questo studio. Guardate che se la griglia l'ha utilizzata al meglio, poi vedete che è un attimo trovare armonia, no? Compositiva, cioè a livello di proporzioni qui va bene, c'è solo un cappuccino un po' troppo tondeggiante, però possiamo, lo so che adesso sembra un po' la fiera dei camuffaggi, però rimanga tra di noi, e può essere anche la capigliatura gonfia, e poi comunque i crani sono comunque non tutti uguali per tutti, ci sono persone che hanno la parte, la nuca molto grossa, quindi ce la teniamo lì bene tutto questo lavoro del corpo centrale, Valeria. L'unica cosina è troppo spostato questo asse di questa gamba. Cioè, anche secondo me era un po' fuori centro, era difficile stare in piedi. L'ho visto dopo, però. Però qui ci siamo, qua ci siamo. Qui ci siamo ed è più naturale. Sì. Mentre qui c'è questa gamba che, attenzione, magari si sta sforzando nel lanciare l'altra. E forse era in movimento. Giusto, giusto. Sicuramente non era ferma. Esatto. Stava. Metti che, non so, sei veramente ad un esame di scuola d'arte. Sapete come si può andare a camuffare questa cosa? Si va a maggiorare tutto questo tensione. Sì, brava. Si va a giocare del muscolo sulla quadricipite femorale, c'è una massa, quella grossa anteriore. Poi c'è una massa posteriore. Si va semplicemente a dare più rilievo a quello anteriore. Sì. Oppure magari a quella posteriore, a seconda dei gusti, però qui si va a marcare anche il polpaccio, si fa diventare molto forte, a quel punto è una gamba in movimento, esatto, molto tesa, e poi per il busto ce l'hai già un buon asse, quindi non devi neanche sistemare la parte alta, va benissimo, anche questa gamba va benissimo, solo col chiaroscuro, un po' più di scuro lì. Sì, per dare un senso di sforzo, e allora diventa naturale. Ok, grazie. Comunque, no problem. Quando salutare. Sì, ciao. Mi devo salutare. Tanto io vedo la registrazione, giusto? Questo viene tutto registrato. Yes. Sì. Infatti tutto quello che faremo sarà utilizzato in tribunale. Va bene. Ok, buona giornata, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Rossana, un abbraccio e buon relax davanti al mare. Grazie. Ciao. Ciao, ciao Rossana. Ciao. Mannaggia che invidia positiva, dico proprio, io ho la pala del ventilatore che gira, ma a proposito di ciò che gira, ciò che non gira, qui ho visto Elena che ha sfruttato sia la figura durante lo studio, questo è un po' il laboratorio idee iniziale in diretta, e vedete che ci sono giustamente un po' di linee che vanno di qui, un po' di linee che vanno di là, un po' di, tra virgolette, confusione, ma assolutamente positiva. Lo schema che vi consiglio di andare a osservare meglio è questo di Mara, perché qui, anche qui, più è nitido lo studio, meglio è. Anche Vilma, tra l'altro, comunque hai fatto anche tu, Vilma, una cosa positiva. Non capisco solo, Vilma, questo tipo di ricerca, e attenzione, va bene, però volevo chiedere all'artista, se c'è Vilma, perché quest'asse dal ginocchio alla mano?
se c'è Vilma, se non c'è... No, Siano, non c'è Vilma. Okay, allora proseguo, perché comunque per andare a cercare armonia può essere un'altra strategia, mettere più segni, più linee, quindi nessuno vieta di aggiungere un po' di linee. Mentre qui per Elena, benissimo, questo chiaroscuro plastico, si chiama così, appena abbozzato, suave, semplice. Questo mi sembra che era la parte... No, questa è la... No, questa è Mara, scusate. Elena è... scusate. Mara, porca miseria! Scusa. Annaggia la pupazza. Ah, chiedo scusa. Mara, benissimo questo studio, preciso, da dove arriva la luce. Mara, ci siamo. Solo un po' la coscetta qui deve avere più ombra per dare un senso tridimensionale. Però a questi livelli capisco che sono una bozza chiaroscurale. Per quanto riguarda Elena, va bene, c'è qualcosa che non va in questa zona? Probabilmente ha fatto a mano questi rettangoli, sono un po' birichini. Qui c'è qualcosa che si perde, c'è un piede troppo lungo e una coscia che è lì, non so se c'è Elena, se no vado avanti. Vado su Mara. Mara bis, vedo che qui c'è Mara, anch'io avevo disegnato una ballerina bella corposa, qui Mara giustamente poi c'era da sottigliare un po' questa figura, però intanto partiamo anche con i salsicciotti, non abbiate paura di fare una figura anche molto sproporzionata oppure bella paccioccona, perché poi un attimo, voilà, tornare indietro e fare questo che è la stessa persona che sta disegnando, Mara. Basta fare un passo indietro, riguardare un po' il tutto e si ottiene poi questo armonico tipo di composizione, armonica anzi. Qui, adesso scusate, allora Vilma, Elena, Mara, Laura Rossana, porco, mi sono persa di chi è questo lavoro. Mannaggia pupazza, non credo, forse Laura. Perché poi mi schiatto, no, Laura è lei, ecco, Laura qui e questa è Rossana. Ok, Rossana... ci ha lasciato, però anche il suo lavoro appunto era bello nitido. Per Laura, occio ha tutta questa gamba un po' troppo corta, però capisco che può essere anche la griglia, quindi se c'è qualcosa che non va in questo lavoro, con questa gambona lunga, sì. Poi è chiaro che un attimo rifare la griglia e andarsela a riprendere questa ballerina. E per chi oggi ha avuto ad esempio un po' di difficoltà con le proporzioni, ad esempio tu Laura, va benissimo questa parte, quella alta, il braccio va bene, proveremo solo dopo ad accorciare un po' questa gamba, dobbiamo trovare una via di mezzo tra questa gamba e questa, quindi dopo sì. Che calchiamo tranquillamente, oggi sembra di essere un gruppo di scugnizzi, oggi camuffiamo, copiamo, vediamo un po' di trovare una via di mezzo buona. Fino alle ginocchia ci siamo. Poi dopo dobbiamo accorciare questa parte, gli stinchi e il piede, leggermente più piccola, e qui invece leggermente più lunga. Sì, hai ragione. L'ho fatta in diretta questa qui, ma riguardandola mi sono accorta degli errori. Però l'avevo fatta e te l'ho mandata, quindi ne ho rifatta un'altra. Tra l'altro non mi stupisce che una parte vi venga più facile, la parte iniziale quando la mente fa meno fatica, ve lo assicuro, questa è la zona dove si fa meno fatica, sulle gambe si ragiona con questa, ricordate come primo pilastro da studiare per costruire questa, quando si arriva qui e si diciamo fa una gamba troppo lunga, troppo corta, perché si è leggermente stanchi, ma non vi preoccupate. E Laura, dopo lo vediamo un attimino via sì. WhatsApp, se poi la ricalchiamo, cioè quando la ricalcate tu Adriano, inviamo, vediamo un pochino e poi chiaroscuriamo come se non ci fossero domani. Quindi non si butta via niente, bene. Qui si fanno delle minestre con ingredienti buoni. Per Vilma, che si era lanciata anche su tutto ciò che poi Mara dovrà fare, ce l'ha ormai promesso, scarpe per tutti, quindi non è che ci farà le scarpe, ci regalerà le scarpe e poi magari ci farà anche le scarpe, perché se poi ci lamenteremo, occio. Ma guarda, ho l'audio che non funziona, non ti sento. Ah. Quando okay, pronunci la parola scarpa mi va via l'audio, ma prima o poi arrivano, non preoccupatevi.
Io stavo già segnalando con un messaggio decriptato da Sam, ti amiamo l'esercito italiano. No. Va bene, oggi mi sa molto di ultime ore di scuola, mi sa molto, la prossima volta c'è l'ultima vera tappa, però già siamo in prefase. Va bene Mara, però ce l'avevi promesse, poi lo so, ma appena c'ho i soldi non preoccupatevi. Benissimo, noi siamo tutte qua. E a proposito, Vilma ha scelto questo tipo di impianto, copiando anche quello che aveva fatto Mariella, questa ballerina, non è male, tra l'altro, infatti volevo chiederle qualcosa, se dopo arriva in diretta le chiederò qualche cosina, se no ve lo dico io, cioè tutte queste linee, questi assi che lei ha messo, lei dimostra che ha proprio bisogno di capire meglio la figura, aggiunge assi, come anche prima, e vado subito a farvi vedere cosa ad esempio lei ha aggiunto, quest'asse qua, noi non l'avevamo fatto, me lo ricordo. Però se voi avete bisogno di confrontare un attimo le proporzioni, aggiungete più linee che potete, per una semplice ragione. Così, intanto indicate da questa parte, aspetta, dovevo cercare di capire dove ero, cosa stavo facendo. Poi dall'altra risolvete tanti dubbi, come al solito. Quindi questi segni in più sono sempre comunque positivi da vedere su carta. Maria Grazia, bello questo lavoro, c'è qualche cosina che si perdono, certo, a parte che il foglio è un po' in prospettiva, quindi non vedo proprio bene. Il cosciotto rosso. Il cosciotto, sai cosa? Fai rientrare questa linea azzurra in questo, adesso cos'è? Aspetta che non vedo più niente. Era il 10, ed bisogna, se Maria Grazia non vede, Maria Grazia ci vedo sei. Vedo te. Ah. Sì, anch'io vedo te. Vedo poi tutti gli altri. Ah. Tutti i quadratini vediamo. Sì. Un po' più grossi, ma i quadratini. Esatto. Io vedo la slide. Io vedo bene. Vedo le slide. Allora, di uscire. Anch'io vedo bene. E adesso, ditemi per chi vedeva prima che cosa vede adesso. Sempre te i quadretti. Mara vede sempre i quadretti. Cioè i quadretti nel senso delle opere d'arte meravigliose? No, delle persone, poi qualcuno non ha la telecamera, quindi vedo le lettere dell'alfabeto, le iniziali. Sì, tipo il primo vediamo A, il secondo M, esatto. Il terzo R. Esatto, così. Okay. Andiamo subito a vedere un pochino di correggere questa cosa. Perché all'improvviso è saltato fuori. Perché se mi disegnate i miei riccioli, buonanotte, cioè uno per uno... Io ringrazio però se disegnate la coda di vostre compagne, la nuca, però diventa un po' impegnativo. Quindi adesso vediamo un attimino, dovrebbe essere tutto a posto adesso. Vediamo un po' di riprendere, perché a volte capita. Ecco, adesso, ecco, adesso è ritornato. Ok. Si vede. Grazie. Ok, niente, no, eravate in troppe ad avere questo problema, quindi... Oh, cioè io entro ed esco. Stavo chiedendo a Maria Grazia, appunto, anzi, più che stavo suggerendo di semplicemente, Maria Grazia, invece di cancellare tutto, questa linea della coscia porta dentro al, cos'era, il 10, il rettangolo 10. Sì, vedo. Già te la cavi, già questa va bene, il polpaccino. Poi c'è, adesso sto guardando adesso, la sproporzione tra le braccia, il braccio sinistro e le gambe. Sì. Sì, sto accorgendo adesso. Sì, ma la manina basta, qui dobbiamo semplicemente recuperare un po' di carne, perché attenzione, questo braccio è troppo piccolo, ma perché è troppo piccolo? Perché tutto il resto è troppo grande. Eh sì, il pancione, il coscione, tutto. Prova, quando dopo la copiamo per il chiaroscuro, semplicemente a rimpicciolire queste forme, quindi anche tu come Adriano e come chi è che aveva fatto questo, aspettate, prima l'ho detto, mannaggia, beh, i compitini li ho dati via Etere, basta solo rimpicciolire, qua sta nel 10, va bene anche questa parte finale, qui il piede è un po' più lungo, adesso che il piede un po', qualche millimetro, recuperiamolo. Per il braccio invece questo, mi ricordo che sta tutto il 6, quindi va bene. Dobbiamo solo recuperare un po' la mano che è troppo piccola. Però per andare a cancellare tutto, andiamo
a rimpicciolire, cioè dopo che hai copiato, ricalcato questa figura, sì, grazie, rimpicciolisco. Sì, invece ad esempio, questa gamba qua va bene, ok, quindi ce la teniamo. Più proporzionata. Sì, questo qua la, la chiudiamo un po', stiamo solo nel 10. Anche il polpaccio, è un polpaccio da... Polpaccio un po' più piccolo, senza, ecco, un po', prendi, prendiamo ad esempio Mariella, eccola qua, questo polpaccio di Mariella, cioè facciamo proprio vedere questo polpaccino, sì. Okay. E per il braccio proviamo a rifarlo da zero, basta anche un accenno di braccio, non stiamo, cioè, l'importante... Poi studiandoli proprio ti vedi, vedi tutti gli errori dopo, però... Sì. Quello che, quello che ti consiglio, Maria Grazia, è di seguire ad esempio il lavoro che ha fatto Rox. Ok, avete altre mani, però così la prossima volta. Le proporzioni, sì. Magari anche poche linee, poi dipende. Anche, anche questo lavoro di, scusate se sbaglio, di Rossana, credo che sia di Rossana, va bene, questo polpaccino di Rossana va bene. Sì, sì. Però, ma ragazzi, la andiamo a recuperare, non ti preoccupare, abbassiamo solo un po' la linea qua del quadricipite, un pochino più a polpetta, un po' come ha fatto Mariella. Polpaccio, sì. Poi vai a recuperare con una caviglia più sottile, nulla di... Va bene. Quindi ce la facciamo, Mariella va bene, qui ovviamente sono quelle in diretta, avete visto come poi cambia tutto, fatto con più calma. Valeria, bene. A livello anatomico, attenzione, anche se sembra scorretta questa posa, in realtà succede per le atlete contorsioniste, cioè questo tipo di, se ci pensate, la lombare, tutta la colonna vertebrale lombare che diventa quasi a L, cioè che è la, la parte base della L, esiste nella realtà, quindi non è proprio scorretto a livello anatomico, anche se in questo caso Valeria M. Anche tu, diamo un po' più di forma a questa gambuccia, questo polpaccino così timido, no? Come se tu dovessi cucinare 5 polpette, le fai piccole piccole, poi diventano 5 polpettine da aperitivo. Strimenzito, lasciatevi andare sui polpacci, anzi, esagerate perché sono... Ingrandisco il polpaccio. Esatto. Va bene. È che non mi piacciono i polpacci grossi, va bene. Ecco, allora, se non ti piacciono i polpacci grossi, Claudio, ad esempio, è riuscito a fare questa cosa un po' strana. Qui, Claudio, ti giuro che... Allora, questa anatomia non va per nulla bene e aggiungiamo un po' di carne. Claudio, qui c'è qualche problema alla caviglia. Questa ragazza sta per avere una frattura al pero adesso. Quindi, attenzione a questo. Questa anatomia, qui bisogna stare un po' attenti, ma questo polpaccino, sì, Claudio... Questo è soave, quindi ad esempio Valeria, se ti piace un polpaccino dolce, morbido, a parte che questo di Mariella va benissimo, però anche Claudio qui, buono, ok, quindi un pochino più di azzardo Valeria, poco, sì, poco. Sì, lo sto facendo. Fischi, va benissimo, così poi quando copiate avete già un'anatomia più corretta. Per quanto riguarda Claudio, Claudio, ho c'ho questa testa che scappa un po' indietro, però... come base chiaroscurale va benissimo. Tra l'altro il seno, questo seno, giusto per una corretta inclinazione del corpo, questo seno, Claudio, lo lasciamo così, questo esterno. Quest'altro invece, quello sinistro, lo portiamo leggermente più avanti, così copriamo il pseudo errore a livello compositivo, perché sennò questo seno è troppo verso la destra e questo va bene. Quindi uno dei due lo sacrifichiamo, sacrifichiamo questo. Basta portare una linea un po' più verso la sinistra. E ti consiglio di portarla dove c'è la fine dell'altro seno, così vedrai che già il corpo si sposta nella giusta direzione. Per la testa, Claudio, diamo un po' più di distacco dal collo alla, al petto, così abbiamo una ballerina con un collo un po' più dolce. Poi la parte superiore in realtà va bene, anche il braccio, la mano, giusto, anche se non, non andiamo a iper segnalare, va benissimo la gamba, quella tesa va benissimo, questa qua mi raccomando Claudio, guadagna quel polpaccino, mi raccomando, qui c'è questo strano passaggio, questa linea morbida che si incurva,
niente, questo sì, questo niente, però è un attimo, lo riprendiamo. Per Maria Piera, benissimo tutta la parte superiore, anche il, purtroppo il piede che esce, se tu vuoi solo abbozzare oggi Maria Piera non c'è problema, se non c'è il disegno di base, anche solo... Io ho rifatto e l'ho mandato su WhatsApp, quello che ho rifatto prima della lezione l'ho mandato su WhatsApp, che però non mi sta nel foglio in due parti. Ok, tanto dopo lo vado a riprendere, dopo lo vado a vedere, tanto do il tempo ai tuoi compagni di correggere le proprie fanciulle. Per Maria Grazia non ti preoccupare, che bello, tra l'altro l'ho rifatta oggi, bello come modello Maria Piera, bello, tra l'altro bello il viso, una cosa sola, giusto perché quando c'è una Ferrari, questa gamba è un po' troppo, anche se attenzione ci sono ballerine che per costituzione anatomica tendono ad avere la tibia e il perone che guardano verso l'esterno, cioè che guardano verso destra, però sul disegno troviamo Maria Piera solo a creare una linea lunga. Come ha fatto Maria Grazia? Quindi non buttiamo via tutto Maria Grazia. Come ha fatto Maria? Scusa, parli della gamba, quella che si vede intera, quella col piede? Sì, questa di appoggio, questa sì. C'è la parte superiore che va bene, poi a un certo punto c'è questa curva innaturale che non va troppo bene. Curva del polpaccio, dici? Sì, più che del polpaccio, dello stinco. Cioè questa linea deve essere continuativa, in maniera morbida. E ecco qua, ad esempio Mariella qui l'ha fatto bene, anche Valeria, questa linea va bene, perché se no si crea... Non so se adesso lo vedi ancora meglio, su questo mio esempio che conosco, ecco, questo esempio qua ancora, se no a livello anatomico succede che il perone e la tibia partono per un asse che non è loro, non è naturale, anche se poi, anche questa, ad esempio, è una ballerina, una foto piccola, però vedi come è lineare, non c'è una gamba nella parte inferiore che scappa. Non va verso sinistra, e lo dico anche leggera parte a Luciana, proprio in minima parte, però è riuscita a stare nei limiti, quindi Luciana, benissimo per tutta la parte superiore, bene anche questa coscia lunga, che se poi in armonia con l'altra, attenzione, per Laura che prima aveva un attimo, quando abbiamo comunque due gambe lunghe, capita, anche nella natura ci sono, ad esempio c'è una tennista, si chiamava Daniela Anciukova, aveva 1,60 m di gambe, solo 1,60 m di gambe, che è un po' sproporzionato rispetto al corpo, va bene, perché comunque in natura succede di avere persone che hanno gambe lunghe, l'importante è che abbiano un rapporto, come ha fatto Luciana, di questo tipo, e poi ce la portiamo a casa. Quindi Luciana, bene, anche se ci sono le gambette un po' lunghettine, è brutto questa, però comunque tienila per il modello di oggi, va bene. Sì, siccome io l'avevo fatta la ballerina già l'altra volta, questo è quello che ho fatto durante la lezione, ho fatto la ballerina e adesso te l'ho mandata su WhatsApp, se la guardi un attimo e mi dici se va bene per chiaroscurarla. Sì, infatti adesso sto ricevendo tutto, fate con calma perché dopo partiamo a turbo, però va bene, cioè sono già, ad esempio Laura ho già visto come... solo una cosa subito per Laura, il piede di appoggio è ancora troppo piccolo, prova ad allargarlo un po', così poi abbiamo una ballerina perfetta, tutto il resto va bene. Allungarlo, dici? Sì, il piede che appoggia è troppo piccolo, ancora un po' troppo piccolo. Lo allungo, allora. Va bene, grazie. Di nulla, per Maria Piera va bene. Attenzione, questa è una ballerina Maria Piera, quella che mi ha inviato su WhatsApp, che ha anche lei un po' questo asse della gamba, però come esempio va bene, perché comunque può essere una ballerina che sta appoggiando il piede a terra, quindi ce la possiamo cavare. Luciana, guardate adesso, rispetto a questa, attenzione, vado un attimo avanti perché mi sa che poi c'erano le altre, no? Questa, Luciana, va bene, c'è il cosciotto che appoggia un po' grosso, stringe un pochino la linea, quella della gamba che è a terra. Ah, ma quale linea?
la linea, quella esterna che dà sulla destra della gamba portante, poi per il resto va bene, dai, per il resto va bene. Sono un po' cioè, mentre la gamba in aria è bellissima, tutto il resto va benissimo. È troppo grosso. È un po' no, oh, è il foglio in prospettiva, perché attenzione che ci sono anche le prospettive, giusto per... Oppure... Vabbè, la prendo un po'. Però comunque va bene anche questo iniziale di studio, va benissimo. Per Maria Piera, appunto, torno a dire, semplicemente una linea un pochino più continuativa nella parte inferiore, tutto il resto va benissimo. Quindi no problem, niente da aggiungere. Ricordati sempre che quando vi verrà, magari in questo tipo di studio, la prima fase, un corpiccione tondeggiante, morbido, poi in realtà vedete che lo si comincia ad andare a chiudere, ad esempio il tutù poi va a coprire un gluteo troppo forte. Quando si dà la base, poi un attimo veramente cercare una qualità compositiva migliore. Questo era tra l'altro, ok, adesso sto vedendo un po' cosa sta arrivando. Ok Maria, grazie, bene, meglio. Meglio? Sì, meglio, adesso ho un po' più di dolcezza, di morbidezza. Aiuto, mi è scappato tutto, aspetta. Ok, adesso tanto ci mettiamo anche un attimo in pausa, perché così posso guardare meglio tutto e poi ci divertiamo. Chi, ah, tra l'altro, ok, ci sono. Lo dico subito, dopo proveremo a fare appunto il fantastico cielo schizzato in tutti i sensi, o si va sulle forme a livello astratto, sui segni, poi ci divertiamo nell'ultima parte della lezione. Per la prossima volta, ovviamente per chiudere l'anno, butteremo in questo sipario, il siparietto tra l'altro ci aiuterà per rifare un po' il panneggio, ma molto blando, tranquilli, ci butteremo, e pensatelo già in questa settimana, qualcosa che vi è piaciuto durante l'anno. Può essere una natura morta, può essere un volto, può essere una ballerina, quindi avete 7 giorni per pensare cosa mettere poi su un palcoscenico grafico, e poi andremo a incontrare tra l'altro il signor René Magritte, che ne ha combinate di tutti i colori in maniera divertente. Per chi non ha il modello della ballerina pronto, tutti a ricalcare. Per chi invece sta correggendo, adesso se Maria Grazia è tornata in diretta, mi sa di sì. Sì, sì, ci sono. Allora, Maria Grazia, visto che ci siamo, proviamo solo a rendere un po' più dolce, infine, il polpaccio, un po' più il di polpaccio, giusto? Cancello e sistema. Solo un po' più una curvetta. Ecco, adesso io non vorrei esagerare poi a seconda dei gusti, però provate a creare questo ricciolino, perché c'è questo muscolo teso, se no diventa una gamba troppo unita, però meglio rispetto a prima. Ho corretto, vuoi che te lo mandi? Oppure? Sì, intanto questo lo cancello, il primo lo cancello. Ho il gatto davanti che... Bene Maria Piera per la correzione. Io ho provato a rimandarlo e non so però se va meglio il piede. Sì, va molto meglio, va benissimo Maria Piera, quindi questa la teniamo per lo studio di adesso. Va bene Laura anche se... Sì, oh, è già un po' più gradevole. Guardate che basta poco, anche un po' più... Tra l'altro è importante, perché dopo vedremo cosa succede a questo polpaccio. Quindi tu, Maria Grazia, fermati qui, poi vedremo col chiaroscuro cosa succede. Io ho trovato un altro errore, poi dopo ti dico, man mano trovo gli errori. C'è la testolina un po' troppo grossa, il braccio piccolo, però... Sì, il braccio piccolo. E poi anche l'altra gamba, la gamba quella in su, non è, cioè, è troppo... perpendicolare, dovrebbe essere un po' più su, specialmente dalla coscia al ginocchio. Ma quello non ti può fare per l'inclinazione, Maria Grazia, perché sennò rischi di andare troppo a... l'importante è che tu abbia in questo momento un'anatomia, quindi con la gamba lasciala tranquilla, che tu abbia la possibilità di avere una base, adesso lo svelo, senza girarci troppo attorno, che ci dia la possibilità poi di chiaroscurare, sennò poi ti trovi a fare dei chiaroscuri un po' strambi. E hai detto che il collo è troppo su? La testa è troppo grossa. La testa è troppo grossa.
cioè ci sarebbe da sistemare un pochino, qua c'è anche il busto corto, però amen, cioè non cancelliamo tutto perché non sarebbe neanche carino. Invece per Luciana va benissimo così, ferma Luciana, va bene. Claudio va bene, fermo lì. Aspetta, no, aspetta un attimo. Allora, aspetta. Claudio, vai un po' a rendere questo tipo di forma, perché sennò questo polpaccio non riusciamo a recuperarlo. Ancora non l'ho modificato. Ah, ecco. Va bene. Ecco, perché se la grazie, come siete collaborativi. Io poi cancello gli errori, così non rimarranno alla storia. Luciana va benissimo, Maria Grazia arriva a un certo punto, poi non stare lì a cancellare tutto. Per Laura, se ha rifatto il piede va bene, Maria Piera va benissimo, è stato rifatto. Ma e il mio collo com'è? Allora, il collo, adesso lo vado un attimo a rivedere subito in diretta, dove è il collo? È sparito quello di Claudio. Sì, anch'io non ti vedo più. Mi senti? No. Sì, non vedo più su WhatsApp il tuo lavoro. Oh, aspetta, vado a riprendere. Non ti vedo più nello schermo. Esco, rientro così. Tra l'altro dichiaro pausetta. Così avete la possibilità di calcare, ricalcare la figura. Per chi ha qualche magagnetta anatomica, non vi preoccupate, facciamo un'operazione in diretta online, fantastica, un'operazione chirurgica. Eccoci qua, Claudio. Sì, guardo su questo lavoro. Sì, il tuo collo deve staccare un pochino. Prova a dare un pochino più di forma in questa zona e ti faccio vedere l'esempio, magari qualche compagno che rimane lì. Ecco, ad esempio, alla mara, in questo caso ci deve essere più distacco, più morbido, anche qui alla rossa. Sì, sì. Va bene. È troppo unito anche alla Valeria, eccolo qua, benissimo questo. Adesso una curva più dolce. Ok, grazie. Una compatta. Ovviamente anche Rox, poi avete sempre possibilità di guardare i compagni cosa hanno fatto, non vi preoccupate. Quindi noi partiamo adesso tra esattamente, facciamo 3 minutini, giusto per ricalcare. Scusa Fabiana, sono Valeria M. Il braccio, adesso stavo guardando, il mio braccio va bene o è un po' corto? Allora, questo braccio, questo braccino qua, sì, è un po' corto, c'è qualcosa. Che io vi ricordo che poi con voi avevamo fatto i rettangoli a occhio nudo, vero? Non avevamo utilizzato un altro metodo. Quindi, non ho sentito. Noi avevamo utilizzato lunedì scorso un tipo i quadrati. No, aspetta, più che i quadrati i rettangoli, però l'avevamo fatti a occhio nudo, vero? Sì. Sì, rettangoli, sì, scusa, non i quadrati, no, rettangoli, sì. E quindi magari qualche millimetro ve la ruba la griglia fatta a occhio. Tu, Valeria, fai solo così. Fino a qua va benissimo. Fai solo la mano leggermente più lunga. La faccio un po' più lunga la mano? Esatto, sì. Ah, va bene. Sì, solo sì. La mano. Ok, perfetto. Quindi il resto va bene, ok. Sì, perché poi soprattutto la mano in questo caso sarà importante. Ricalco anch'io la mia pulzella, così avrò. Avremo un piano scuro appunto al contrario, quindi chiunque non abbia fatto chiaro scuro, comunque andiamo a studiare un po' cosa cambia. Poi lo paragoneremo a quello che ha fatto Rox. Non è male. Però la luce arriverà da tutt'altra parte e così ci divertiamo un pochino. Siamo qua. Signorina qua, devo calciarla anch'io. Infatti, se vedete che c'è qualche magagnetta, correggetela anche adesso, non c'è problema nell'andare a ripristinare un po' tutto.
vedete che poi a occhio nudo, pian piano, col tempo noterete che cosa è troppo corto, che cosa è troppo... Qua c'è il gluteo. Mi raccomando, in questa fase cercate di osservare bene come avete fatto, soprattutto la gamba portante. Quella sta ricevendo, quella zona, tanto carico di peso del corpo. È la stessa cosa che è successa al vostro piede. Quando avete disegnato, vi ricordate, quando era in salita, come in questo caso la ballerina, poi ci si trova ad avere un arto che ha qualche problemino perché deve... cercare di armonizzarsi per superare il peso che sta cadendo su di esso. Dai, facciamo così. Ok. Io ad esempio nella mia avevo fatto una testolina, anch'io troppo piccola per dire, quindi vedete che c'è sempre tempo. Adesso faccio questa cosa, visto che bene o male... pausetta con biscottino o frutto o succo di frutta. Sette. Adriano, prova a cercare già, ma tanto poi lo vedremo tutti assieme, l'arancione, l'ocra e il marrone. Già l'arancione, sì. Allora, giallo, aspetta. Giallo, arancione, sì. Ocra. Ocra non ce l'ho, il marrone sì. Benissimo. Allora, giallo, arancione e marrone. Sì. Perfetto. Io vi lascio un attimo da osservare questa signorina che ho fatto io. Attenzione, si chiama chiaroscuro deduttivo, cioè a seconda delle esperienze che una persona fa pian piano, alcuni muscoli si sa dove sono. Cercate di osservare, anche quello che ha fatto Mariella va benissimo. Guardate la luce dove colpisce il corpo e intanto a noi un biscottino, vado a prendere anch'io perché la dieta, tanto si comincia a settembre la dieta, la prova bikini, si comincia a settembre, andare al mare, quindi voilà. Tanto grazie per, li sto leggendo adesso, grazie per i complimenti, ma siamo una squadra di fortissimi, come diceva un famoso comico. E tanto Rossana mi fa piacere, adesso Beata lei è al mare, però giustamente le dice che ci sono alcuni soggetti che non si sarebbe mai sognata di fare con queste pose. Vi assicuro, non ho scelto spesso e volentieri dei soggetti facilissimi, però vedete che se andiamo con calma anche quelli un po' più arzigolati poi li catturiamo, quindi grazie, dopo risponderò a tutti voi, ma chi ha scritto che la maestra è brava viene bocciato in tronco, quindi andiamo ai biscottini. Biscottini e latte, va. Siamo proprio l'ultimo giorno di scuola, le ultime giornate di scuola. E la prossima volta, se volete accompagnare l'ultima lezione con un bicchierino di succo di frutta, di vinello fresco, ovviamente faremo un cincino online. Poi va bene. Almeno chiudiamo anche tutta la stagione della online, della DAD. Okay. Fabiana, sì? Nell'ipotetica, perché dobbiamo dire così, ripresa dei corsi, di questo corso di disegno, quando in presenza, sì. Il tuo corso si svolgerebbe nella sede di Rudinì, giusto? Allora, io adesso ho Osam qui che ci può aiutare, stiamo aspettando tutti i vari programmi, però sì, quello alla quale ero stata affidata io era quello di via Rudinì, sì. Sì, sì, era solo una conferma. Tra l'altro è una struttura bellissima, ve lo assicuro, chiedete a Mara. Lo so, però per me è inaccessibile. Ah, come...
per motivi. Dunque, io sono in carrozzina e le due condizioni primarie per me per accedere a un luogo dove ci sono i corsi sono, primo, ce n'è uno solo di condizione, che è il fatto che non ha gradini. Aspetta, ma ragazza, ti fermo subito, perché tu hai una compagna simpaticissima che si chiama Diana, che chi ad esempio come Mara, Valeria e altri tuoi compagni veniva a lezione in presenza, conosce, è una signora che veniva con la sedia a rotelle, con la carrozzina. Sì, però io sono sempre molto autonoma e ti dicevo, due condizioni. Una, di avere un parcheggio per disabili vicino. Vicino vuol dire in prossimità dell'ingresso, perché sono abbastanza autonoma, ma non del tutto, nel senso che guido la macchina, però ho bisogno di qualcuno che mi tiri giù la carrozzina. L'unico parcheggio per disabili che lì c'è è sul retro dell'edificio, in un parcheggio che è distante parecchio, dove chiaramente non passa nessuno, perché in genere sono i miei, perché dicevo davanti, come in legioni romane, perché se davanti le persone che arrivano mi vedono, vedono la mia macchina, mi vengono incontro e mi danno una mano, appunto. Ma hai capito? Se c'è Zame in linea, se non è occupato, invece lì. E poi so che i locali sono piuttosto piccoli. Eccomi qua, Fabiana, scusami, ero al telefono. Sì. No, ci mancherebbe, non ti preoccupare. Avevamo solo. Allora, c'è Maria Grazia, che è interessata. Sono Rox. Ah, scusami, Rox, scusami, avete la voce simile. Pazza, no, miseria, non ti preoccupare. Allora, Asam, vorrei aiutiamo Rox, che è interessata l'anno prossimo a venire in via Rudinì e fare i vari corsi, e lei dice, io sono una persona che viene con la carrozzina. Io mi ricordo che c'era la simpaticissima Diana, che veniva anche lei con la carrozzina. Ma però dipende da come viene lei, nel senso che se abita lì vicino e ci viene a piedi è un discorso. Se invece come me, che non abito vicino, che uso la macchina, per esempio io di tutti i CAM della zona 6 La Spezia non lo uso per la stessa ragione, perché a parte il fatto che proprio lì nelle vicinanze i parcheggi per disabili non ci sono, ma poi anche quando anche riuscissi a parcheggiare appena fuori dal parchetto è troppo distante e non passa nessuno a cui chiedere una mano dei miei compagni di corso, hai capito? E Rudinì è nelle stesse condizioni. Ok, allora io chiedo subito ad Asam. Allora, il punto è che Rox sta chiedendo se sarà possibile avvicinarsi con la macchina. Lei è autonoma, però ha la carrozzina, e cioè nel senso che avvicinarsi è possibile. Avvicinarsi di più non è possibile. L'unico è quel parcheggio sul retro. E poi anche fossi scesa dal anche avessi trovato il primo che passa per la strada, e poi comunque nel parcheggino piccolo viene usato dal condominio. Io a memoria, se non ricordo male, c'è anche un'entrata proprio dietro al palazzetto. Anche io ricordo. C'è un'entrata dietro, ma siccome la sede di Rudinì è sopra una specie di montagnetta rispetto al marciapiede, sarei per giunta anche in salita lì, hai capito? Guarda, io se non ricordo male c'è proprio un'entrata dietro, è proprio a scivolo, come si può dire, dove entrano i furgoni e quelle cose lì per scaricare. Ma bisogna vedere se poi, quell'ingresso appena riapre il CAM Rudinì può direttamente chiedere o mandare un'email senza problemi, direttamente chiamare. Certo. Perché per esempio in Legioni Romane il vantaggio è che ho il parcheggio per disabile, perché prima c'era anche la sede dei vigili proprio di fronte, poi c'è lo scivolo con i mancorrenti anche, no? Perché c'è l'utenza che va lì anche per fare altre cose, e quindi riesco ad arrivare, no? Tranquilla, non dopo. Sì. Rossana, che quello che ha detto Sam, te lo confermo anch'io, perché io mi ricordo una volta un commesso, il guardiano del CAM 6 Rudinì, è arrivato con la sua auto personale proprio a
un metro dietro alla struttura. Ah, dietro proprio. È scaricato, sì. Sì, anche, se non mi sbaglio, c'era anche la possibilità proprio di venire proprio di fronte al portone, anche perché per legge noi dobbiamo avere la possibilità di far entrare le persone con la carrozzina, quindi sicuramente c'è il modo. Io finora non ho, cioè guardandolo dall'esterno, vedo il marciapiede, vedo la montagnetta, il suo ingresso, e poi però... Se però, vuoi, io provo a chiedere alla mia collega che... Però dopo... Hai capito? ...informato bene che dargli la risposta lunedì prossimo. Sì, poi io sono un tipo abbastanza, voglio dire, io vado in giro, o perlomeno andavo in giro prima, perché adesso mi hanno chiuso in casa, non so più dove andare. Nel senso che i luoghi in cui potevo andare prima sono chiusi e quindi sono chiuse in casa, non perché non voglio andare, ma comunque io vado, normalmente andavo in giro da sola, poi fremmavo il primo che passava per la strada, mi facevo tirare giù la carrozzina, però devo andare in posti frequentati, capito? Per cui per esempio vado nei centri commerciali dove ci sono i parcheggi per disabili, passa tanta gente, mi faccio tirare giù la carrozzina e poi dopo io vado in giro, scendo da sola, faccio tutto da sola, poi dopo quando ho finito di fare il mio giro io risalgo in macchina, piego la mia carrozzina, fermo di nuovo il primo che passa, me la faccio mettere su in maniera semplice e basta. Poi guardi Sana, secondo me non ci sono problemi, se ha bisogno qualche operatore nostro ci sarà lì a dare una mano, anche se partendo sulla strada principale sono circa 20 metri da lì. No, chiedevo com'era, perché questo, cioè perché io sono stata molto contenta di aver partecipato a questo corso, perché mi ha dato tanti spunti. Fabiana è stata meravigliosa, non brava, meravigliosa. Non la conosco. Ascoltate un attimo, mi sembra che non Fabiana, mi hai pagato, Fabiana, non mi hai pagato. Sì. Fabiana, tu non fai i corsi anche in un'altra sede per il municipio 7 per verificare se quella magari può essere più adatta a, ecco, a Rosario? Il municipio 7 è ancora peggio. Municipio 7 è ancora peggio. Allora, per il municipio 7, io so, Via Lamenè, dove tra l'altro io facevo dei corsi per i bambini, quindi non so il prossimo anno cosa si farà, però lì in effetti c'è solo un parcheggio, c'è la rampa stupenda, però il parcheggio in effetti sono cose che bisogna un attimo vagliare. Lo fai in Via Lamenè il corso? Sì, lì? Sì, però... Perché io vado lì in piscina. Alla piscina di Porto Cagnino, quindi forse lì ce la fai, capisci? E lì ci sono sicura perché vado lì in piscina, ci sono i parcheggi per disabili, sono di fronte alla piscina, però immagino che non sia molto molto lontano, perché la via Lamenè è piccolina, non è una via lunghissima. Una cosa, Rox, attenzione a una cosa, allora tu se sei residente nella zona 6 hai la precedenza nella 6, esatto, sicuro? No, ti posso garantire che visto che sono disabile e ho difficoltà per le barriere architettoniche, sì, ho scoperto che in realtà io, visto che, ti ripeto, la sede di La Spezia non la posso usare, no? E così altre sedi di altri CAM eccetera, non avrò magari tutta la precedenza, ma ho questa deroga. Le persone disabili in carrozzina possono andare dove vogliono, perché è come per esempio io ho avuto due figlie, ho un asilo nido, una scuola materna e anche un elementare nella mia via, a distanza di 20 metri, 30 metri, mai potuto usare perché ha le barriere architettoniche, punto. Okay. Io ho sempre dovuto fare, e vengo lì in piscina perché questa mi permette di accedere in maniera, perché magari l'ingresso c'è, però poi non funziona tutto il resto, hai capito? Ma io ti consiglio, Rox, ok, va bene per quello che puoi fare, come muoverti, va benissimo, penso che sia un paese civile che possa creare queste opportunità, e ce l'abbiamo per fortuna queste possibilità, però ti assicuro che al CAM 6 Rudini tu hai la possibilità di entrare, perché c'è tutta la rampa. Allora lo verificherò perché finora avevo fatto, diciamo, io prima di andare in un posto, quando decido di fare una cosa, devo sempre prima andare in avanscoperta, no? Certo. Avanscoperta, verificare le condizioni, chiedere. Chiaro. Chiedere perché è fondamentale, no? Ecco.
e siccome non è semplice, no? Hai capito? Pensa che le barriere architettoniche le fanno anche negli ospedali, per cui... No, capiamo, è una situazione, tra l'altro... E poi adesso ci sono le nuove barriere architettoniche, che le fanno apposta proprio, no? Per mettere in difficoltà le persone disabili. Scusa, Rox, dimmi. Tu adesso vieni lì in via di Rudinì e parcheggi normalmente dove, lo sai dove fanno il mercato, che lì il parcheggio lo trovi. Sì, già per me. Dopodiché ti lasciamo i numeri di telefono, tu fai uno squillo e due babbione. Io e un'altra, chi c'è? Sì, questa, e ti tiriamo questa sulla è, sedia. Cioè. Certo, no, ma questo è un'opportunità che io utilizzo e sfrutto. Una volta che ho iniziato a fare il corso, quasi sempre conosco della gente. Cioè conosco in ogni caso le persone e poi chiedo, hai capito? Succede così per esempio nella sede di San Paolino dove io andavo a fare un corso di acquerello. Ti avevo il corso di acquerello ancora qua dai tempi quando c'era Paola. Esatto, e allora lì con la Paola il primo anno forse così e mi ricordo di una signora in sedia a rotelle, quindi probabilmente sono io, sì. Ecco, io semplicemente avevo il numero di telefono della Paola, la chiamavo e lei mi mandava le prime due che arrivavano, perché lei faceva due corsi lì, io era un turno, il secondo turno, e allora lei mi diceva le prime che arrivavano, diceva dai andate a prenderla, o veniva lei direttamente, capito, un minuto di pausa così, e niente, sì, questo è possibile, però nella fase... Non siamo mica un gruppo, non metteremo le scarpe rosse col tacco per venire a spingersi la sedia, ma è lo stesso, ci adattiamo, guarda per te. Certo, certo. No, ma si tratta solo di tirarmela giù, perché poi dopo io sono molto autonoma, scendo e salgo da sola, hai capito? Quindi raccatto le masserizie che servono, cioè la cartelletta con dentro i fogli, quelle robe lì, e poi basta, hai capito? Ma Rox, ti conforto ancora di più su questa cosa, è chiaro che giustamente questi sono progetti aperti a tutti, quindi anche il CAM6 può fornire un qualsiasi... cavaliere, non so se lo vuoi biondo, con gli occhi azzurri, oro, mediterraneo, cioè... No, non c'è problema. No, per esempio, ripeto, quando vado in legioni romane è tutto molto più semplice, perché essendo proprio di fronte all'ingresso, proprio perché così, io riuscivo, piazzavo lì, poi il primo che passava, le prime volte glielo chiedevo, e poi quando, una volta che mi conoscono, mi cercano, hai capito, nel parcheggio sono abituati, no? Ecco, ci si dà una mano, hai capito? Assolutamente, ecco. Non ti preoccupare, Rox, veramente. Ma poi, scusate, ma è sicuro che si ritorna in presenza o è ancora tutto nel vago? Senti, speriamo di sì. Brava Laura, speriamo. Rox, io spero di no, perché in presenza sarà difficile che potrò venirci. Allora. Spero che almeno farete le riprese da vedere successivamente. Allora, a proposito di futuro, cominciamo a dedicarci a questo futuro. Esatto. Dai, ora, dedichiamoci alla ballerina. Esatto, perché poi se le nuvole non riusciamo a farle, a meno di portarci a casa la ballerina, che secondo me è più succulenta. Vi ho appena inviato uno schema a proposito di barriere architettoniche. Bello, tra l'altro, quello che ci hai raccontato, Rox, questa tua voglia di spaccare queste barriere. Le barriere della luce. In questo caso la nostra ballerina vi ha fatto questo schema che adesso vi ho pubblicato su WhatsApp, dove la luce catturerà molto la vostra cara fanciulla. Come notate, se la luce arriva da destra, la mano e il piede, la mano che guarda in orizzontale, saranno i primi soggetti in chiaro. Cosa facciamo? Allora, la luce ha ovviamente delle barriere, si rifrange. Cosa succede? Che quando la luce colpisce per prima la mano e il piede, quelli tutti e due sulla destra, poi comunque si dirada, diventa meno potente, la barriera in questo caso è la rarefazione della luce stessa. Attenzione che sia sulla testa che sul corpo che sulla gamba tesa arriverà luce, però sulla superficie più estesa, quella della gamba portante, quella che tocca per terra,
lì dovremo un attimo calibrare una gradazione, perché dove c'è la coscia in alto, dove c'è il pube, sarà chiara, 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 poi pian pianino degraderà. E facciamolo subito, prendiamo subito in mano pasta e pastelli, così attenzione, ci divertiamo un pochino. Allora, tra l'altro vi chiedo per gusto umano, partiamo dall'incarnato, così facciamo contento anche Adriano. Allora, Adriano Locro non ce l'ha, sì, però quando io lo uso, tra l'altro non è che lo uso spesso. Comunque marrone lo uso. Chiaro? Sì, tu prova a utilizzare un marrone chiaro, esatto. Ce l'ho solo scuro io, vabbè. Marrone scuro, vabbè, vabbè, ce l'ho, ce l'ho. A proposito di scuro, partiamo con lo scuro, il marrone. Un marrone chiaro, non scurissimissimissimissimo, però un marrone ce lo portiamo a casa. E andiamo subito, attenzione, vedete, ve l'ho fatto anche l'ho portato anche sull'immagine di WhatsApp, dove ci sono tanti puntini rossi, qui ci sarà la massima luce. Come vedete qua non c'è nulla, c'è sulla nuca, ma non c'è in tutta questa zona. Allora, cominciamo subito a portare un po' di scuro. Non calcate troppo, sennò diventa una bellissima étoile afroamericana. Non so se conoscete tanto, c'è un'étoile cubana stupenda che ha ballato la Carmen qualche anno fa, finalmente una ballerina di carnagione scura stupenda, però noi calchiamo poco perché così non la rendiamo proprio scurissimissimissimissima. Scusa Fabiana, io ho sia i pastelli a quei labili che gli altri, quelli normali, si possono mischiare o conviene utilizzare in alternativa? Allora, le acquarellabili sono un po' fetentine perché quando incontrano un altro tipo di materiale, mi ricordo che Mariella aveva fatto questo esperimento, un po' scivola poi il pigmento. Quindi io ti consiglio, ecco, di partire almeno in questa bozzetta, in questa bozza che è abbastanza veloce, insomma non è che ci perdiamo tanto tempo, però di non mischiare i due pigmenti. Cioè, va bene. Lo faccio quelli normali. Sì, poi magari con più calma. Sì, sì, no, era solo per capire. Questa non la sapevo, che le matite acquarellabili sono meno, diciamo, sovrapponibili. Sì, perché allora c'è Vilma che le adora, però non è in diretta, però le ha utilizzate anche Mariella, con la quale giustamente, come succede anche a me, c'è litigato. Le acquarellabili sono più delle volte buone per i fotoritocchi, cioè proprio gli ultimi ritocchi, scusate, i fotoritocchi, i ritocchi, quelli di tipo da dettaglio, però da sole viaggiano un po' a fatica, perché hanno bisogno di poco strato sulla carta, per poi appunto giocare con l'acqua, cioè l'artista che le utilizza in realtà dà una passata, come sto facendo io adesso, leggera. Sì. Poi dopo ci gioca con l'acqua, cioè le acquarellabili, e si lavora così, si sfrutta così. Preferisco dirvi che è meglio non mischiarle, almeno quando fate un lavoro un pochino di fino, insomma di chiaroscuro, perché sono un po' fetenti. Ad esempio, io sto utilizzando solo quelle acquarellabili, ma non le vado a mischiare con le altre. Ah, ho capito. Ok. È una questione materica. Cioè farete proprio sì, sì, no, non sapevo di questa loro, diciamo, di questa loro difficoltà, chiamiamola così. È una qualità loro che, mannaggia la pupazza, però le rende un po' capricciosette, insomma. Volevo dire ad Adriano, se mi sente, che se aspetta a settembre nei supermercati, perché mettono fuori la roba della scuola in tutti i supermercati, quelli diciamo tipo l'Esselunga, ma anche il Carrefour di Assago, piuttosto che insomma dove ci sono anche i centri commerciali, può trovare questo tipo di materiale che li mettono fuori in maniera diciamo più diffusa, anche scontati. Però detto la Fabia,
Va bene, a settembre. Per cui questa cosa qui, basta che aspetti che, che diciamo le cavallette, come le chiamo io, quelli che assaltano i supermercati per l'occasione della scuola, abbiano fatto un po' di incetta, non aspettare la fine, però diciamo appena iniziata la scuola, dopo una decina di giorni puoi trovare le cose anche scontate. Va bene, va bene. E quindi conviene, conviene. Eh sì, conviene. Ho sempre sfruttato questa cosa. Bene, ma grazie, scusa Roxy, perché in effetti è un po', cioè, ok, la carnagione, però come adesso state vedendo, io sto calcando alcune zone e fateci caso, è l'opposto di quest'altra. Questa sta ricevendo luce dal davanti, questa da dietro, quindi... Ma marrone, sta usando il marrone, a me sembra sì. Più sul giallo. No, no, marrone. È un marrone? Sì, è un marrone per creare gli scuri, cominciare ad abbozzare gli scuri e... Ma l'ocra non va bene allora, Fabiana. Lo teniamo un attimo lì l'ocra, adesso lo teniamo un attimo ai parcheggio, lo teniamo un attimo in ai box. Ok. Andiamo a scurire bene tutto ciò che si trova sulla sinistra. Per cui tutta la faccia anche, tutta la faccia? Sì, sì, tutta la faccia, aspetta, fino a un certo punto, lo zigomo, il famoso zigomo, Roxy, che magari tu ti sei persa, che però abbiamo studiato bene nel ritratto, deve rimanere un pochino morbido. Così. L'orecchio lo facciamo vedere bene questa volta, perché questo prende luce, però ci concentriamo su tutto ciò che è a sinistra. Non abbiate paura, soprattutto in queste zone, di calcare un pochino. Ovviamente ci stiamo muovendo solo sulla parte sinistra della nostra ballerina. Qua c'era chiaro, adesso mettiamo scuro. Lo facciamo con un marrone per non fare troppa fatica, così abbiamo già una tonalità bella tosta. Quello che vi suggerisco, ponete già un certo tipo di attenzione su questo piede, che dovrà essere abbastanza scuro in tutta la sua forma, perché qui la luce arriva, ma è poca, comincia a incontrare l'aria rarefatta e quindi avremo solo dei punti luce fortissimi, che poi vedrete sarà un attimo tenerli, perché sporco lavoro è questo. Quindi in questo momento dovreste trovarvi una ballerina che è un po' questo, aspettate, sistemo un po' la faccia che è brutta adesso, la mia, la mando un po' truccata, che diamine. Poi faremo le scarpe di Mara a questa ballerina, io sulla fine giuro faccio un punto attacco, faccio una bella, i dettagli della nostra ballerina saranno proprio limitatissimi, non si vedrà quasi niente. Una bellissima suola rossa. Oh. È quello che... Tra l'altro, vabbè, adesso il viso non è venuto proprio benissimo. E cominciamo già, visto che la facciamo mora per una semplice ragione. Adesso vi faccio un po' gustare. Stai usando il nero per i capelli? Sì, un abiro e c'è un perché. Adesso vi invio tra l'altro la foto. Quindi con il nero fate solo gli occhi e un po' di capelli, solo quelli che guardano verso sinistra. Ovviamente avete già capito come mai e perché, però un passo alla volta. Adesso vi invio. La signorina, i capelli neri, allora sì, io proverò anche a fare questa cosina, non esageratela molto, voglio proprio scurire questa zona. Voglio proprio farla diventare scura, giusto per
Tra l'altro vedrete che ho aggiunto un pezzettino di braccio, ma proprio piccolo, un braccio che si alza perché a livello prospettico. Non vi preoccupate dei dettagli nella faccia, state solo attenti a creare un chiaroscuro forte per questa ballerina. Voilà, adesso. Ok. Adesso vedete che sembra un po' mostriciattolo in questo momento, perché c'è questo nero che spacca, un po' la percezione. Sì, io mando tutto di qua. Anche se c'è il nasino un po' strano, io l'ho fatto a penna, quindi non vi spaventate, sembra un piccolo mostriciattolo. Voi fatelo con le matite, il naso, perché ad esempio mi è venuto fuori un po' mostruoso, un po' tanto mostruoso. Poi vado come facevo con, ho fatto con il lavoro di Tonelli, a coprire l'abiro con una buona passata di matita. Questo è un trucchetto che ci teniamo lì. I capelli, proviamo a prendere il marrone che stiamo utilizzando prima. Quando voi avete questo bianco, si parla proprio di bianco, lo potete riempire con un po' di strisciate del marrone. Poi magari metterci ancora un po' di penna. Ora vedete che già a livello chiaroscurale succede qualcosa. Facciamo questa ballerina con una capigliatura castana e ci andiamo a divertire con l'utilizzo della penna che fa poi dei tratti precisi. Tutta la capigliatura che guarda verso sinistra deve essere scura. Tutto il resto rimane chiaro, quindi lasciate del chiaro qua sulla zona destra. Gli scuri scuri li abbiamo già visti e sono tutti quelli sulla sinistra. Guardate che sul vostro foglio sulla destra non c'è ancora niente. Ora proviamo a prendere un'ocra e per Adriano che non ha l'ocra, l'arancione. Ora portiamo l'ocra o l'arancione nelle zone scure e poi pian pianino prendiamo un po' di piede, cioè andiamo verso destra, soprattutto nel volto. Andiamo pian pianino verso destra, ci cominciamo ad affacciare sulle zone luce e portiamo fino quasi alla fine della figura stessa, però dateci piano. Lasciate un po' di bianco adesso nella parte proprio ultima, sulla destra. Poi per questa gamba, la gamba che sta appoggiando, portiamoci l'ocra, quindi andiamo sull'ocra perché, lo dico ad Adriano, lo dico a tutti, perché così creiamo una continuità all'occhio che guarda questa ballerina, no? Quindi non c'è un marrone spezzato, il marrone è tanto sulla parte sinistra, ma non è un colore che a un certo punto si spezza. E tra l'altro, come avete già capito, qua poi andremo a scurire. Adesso io sto facendo veramente in cupa cupa. E dicevo prima a qualcuno di voi, per mascherare un po' il fatto che questa ballerina è sotto sforzo, sta facendo uno sforzo micidiale, andiamo a calcare questa gambuccia. Un po' di ocra lasciamo andare. Per ora diamo un bel colpo. Anche se sembra un po' esagerata, ah,
dopo vi spiego perché, cioè questo muscolo si sta facendo un po' le bizze. Tra l'altro qua c'è proprio il femorale qua, in questa zona femorale che fa questo tipo di ombre. Ginocchio non lo fate mai scurissimo perché è un elemento tondeggiante, quindi non diventa mai proprio scuro. E qui rilassati ci portiamo l'ocra leggero fino al polpaccio, nel senso che insistete con tutta la zona dello stinco, però in questa zona lasciate questo polpaccino dolce, non esagerate, poi comunque l'ocra portatelo, l'arancione portatelo anche dove c'era lo scuro, così c'è una continuità cromatica, questa gamba non sembra troppo strana. Vado un po' a recuperare dei bianchi che si sono persi, se ci fosse la mia cara gomma, qui in questo caso gomma legale, a volte sì, a volte no. In questo caso sì, se poi come me avete troppo. Se vi piace l'idea, cominciamo anche un po' a cancellare il contorno della gamba, quella che dà sulla zona luce, quella che dà sulla sinistra. E non vi preoccupate che poi recuperiamo la forma della gamba, cioè lasciate leggermente per l'occhio vedere la forma. Però proviamo a renderla quasi bianca e subito dopo prendiamo il giallo e andiamo a riempire tutta la zona della gamba, quella che manca, tutta la zona che manca con le luci, e la portiamo in questo caso verso l'ocra senza far andare il giallo fino al marrone. Ci fermiamo un po' prima. È un incarnato un po' estivo questo. No. Visto che la volta scorsa abbiamo dato dei colpi di luce bianchi, però è un po' troppo innaturale. Allora. A me viene un po' una meticcia. Un po', sta diventando un po' abbronzatina, sta diventando sì. Un po' scuro. E le toile... C'è un nome per la ragazza, tra l'altro stupenda, che ha ballato la Carmen. Pochissimo giallo, mi raccomando, nella parte destra. Qui a me è sfuggita un po' di mano, infatti dopo devo scurirla molto. Quasi quasi lo facciamo subito così. Allora, i punti luce bianchi sono questa zona dove c'è il femorale, che per forza di cose è pienamente luce, e il polpaccio, perché qui arriva una luce piena. Come facciamo senza cancellare qualcosa a ottenere questo effetto? Andiamo a scurire leggermente con un ocra delicato il resto del contorno, cioè tutta questa zona la andiamo a scurire leggermente. La caviglia qua la esageriamo un po', se state dando troppo scuro recuperate con l'ocra giusto per l'incarnato caucasico, se no anche una ballerina comunque latta ci piace tantissimo. Mi raccomando, il ginocchio deve avere un effetto tondeggiante. Adesso provo a inviarvi. Adesso vi faccio questo trucchetto così si vedrà meglio. Thank you.
dove io sto puntando l'azzurro è solo per farvi vedere l'effetto bianco del polpaccio e del quadricipite posteriore. Scurisco ancora una parte, poi dopo. Ok, qui subito proviamo a portare un po' di marrone scuro, più scuro che avete, e cerchiamo di andare un po' a segnare le mani, che sono ovviamente molto in ombra. L'avambraccio, il volto abbiamo già fatto, e poi ci portiamo in questa zona. Questa zona ovviamente la luce arriva in maniera rada e quindi dobbiamo proprio dare un senso di muscolo. Però attenzione, perché in questa zona c'è anche il quadricipite che sta facendo il suo lavoro e viene fuori, viene bello in evidenza. Qui solitamente le ballerine hanno appunto una zona del quadricipite che viene fuori, quindi è un altro tipo di muscolo che si vede. Qui c'è la solita base del femorale. Qui calcate anche un po' le caviglie, scusate, le caviglie, le ginocchia. Lo sforzo, qui un po' di nero, marrone. Ok. Qui esageriamo un po' sul piede perché è l'ultima zona dove la luce non arriva neanche. E diamo un po' di accento alla caviglia. Spero che si veda un po' bene. Vi sicuramente apparirà immediatamente che anche se sto utilizzando l'altra ballerina di base, in questo caso questa sembra che abbia delle gambe grossissime, muscolosissime. In realtà è perché la luce sta girando. E vi assicuro che da come il nostro corpo viene illuminato, così i volumi cambiano. In questo caso, della nostra ballerina che sta utilizzando altri muscoli, che sono in questo caso più in evidenza rispetto ovviamente a quando la luce le arrivava davanti. Cercate di essere morbidi, non calcate troppo in questa zona. Anche per dare un senso di rotondità. Adesso vi invio subito il risultato, così. Il piede è esagerato, il piede è proprio in ombra e quindi sia nella parte del pube sia il piede esagerate, anche il viso. Adesso vi invio. Vedrete che tutto il resto è più semplice, ve l'assicuro che riusciremo ad abbozzarlo. Provate anche a esagerare, visto che ho visto che molti sono rimasti blandi, esagerate con il quadricipite, tanto questa è una bozzetto, se poi un giorno non vi piacerà potete rimanere più dolci, però intanto lì si va a scurire molto. Poi attenzione a questi piccoli trucchetti. Allora, vado sotto l'ascella, qui c'è un pettorale, c'è il pettorale, il muscolo pettorale, comincio a dimenticare il marrone scuro da qui in poi non ci sarà più. Quindi anche questa zona del corpo, quella della spalla, della spallina del tutù, comincia a non avere più luce. Vado semplicemente da qui in poi a sfumare leggermente,
qui la nostra ballerina ha la luce che arriva, vi ricordate il deltoide che è la forma da goccia? In questo caso, se la nostra amica luce arriva da destra, lui ha solo la punta in luce, tutto il resto è quasi pacato, cioè nel senso che qua sulla spalla ha un po' di rotondità, tutto il resto potete accennarlo semplicemente fino ad arrivare a una dolcissima mano che poi realizzeremo col giallo in realtà. Quindi tutto il resto cercate di dargli una passata leggerissima di ocra e poi magari insistere un po' qua sul deltoide, sul pettorale. Cercate di trovare una continuità con quello che c'è sopra, quindi col collo. Se avete utilizzato un po' di giallo come ho fatto io, mettiamoci anche un po' di giallo. Notate come la parte destra e sinistra cominciano a mutare completamente. Poi, giusto per ricordarci di questa cosa, diamo qualche tocchino di giallo in questa zona della mano, del braccio. Guarda, il giallo lo portiamo fino alla fine, fino al deltoide, e lo lasciamo così. Così vi ricorderete per sempre che qua c'è una morbidissima situazione. Adesso vado ad accentuare solo per farvelo vedere bene nel disegno, questo tipo di... Qui solitamente diamo, ecco, con un po' di marroncino magari fino a un certo punto, diamo un po' di senso di rotondità, quindi anche pochi segni, però ce li mettiamo e poi il marrone via, sparisce completamente. Non ce lo portiamo fino alla fine. Per segnare la mano facciamo solo le unghie, così diamo un senso di unghia, di mano, 1, 2, 3, 4, questa è la 5. Facciamoci furbi, dove arriva la luce non facciamo fatica. Ok, quindi si vedono solo le unghie. Con l'ocra vado a delineare solo i contorni, in fin dei conti è un arto che ha, per cui in realtà ci serve anche un po' il gomito da lavorare, facciamo qualche trattino giusto per dare un senso di anatomia, però qua attenzione che si deve schiarire tutto, si deve... E poi lasciate andare, basta mettere colore. Questa gamba, stesso giochino. Cominciamo con l'ocra qua, nella zona del pube. È una zona che si sta alzando. Tra l'altro vi ricordate che, anzi no, forse no, perché non l'abbiamo fatto assieme, però in questa zona c'è un importante muscolo e anche un tendine che parte, solitamente c'è sempre questo tipo di fossetta, c'è sempre una linea forte che delinea, adesso non mi ricordo il tendine come si chiama, però è quello che poi si va ad entrare nel bacino, e soprattutto su un corpo magro si vede, e quindi proviamo a metterlo anche noi, quindi una bella sferzata, eccola qua. Poi tutto il resto diventa delicatissimo, quindi anche qui fino a un certo punto chiaroscuriamo, poi lasceremo andare. Fino alla parte inferiore dove magari diamo solo qualche tocco qua al tarso perché è un piede che si sta piegando. Adesso vi invierò che cosa succede. Do un attimo di... marrone, giusto per... un piccolo accenno anche qua, ma proprio piccolo piccolo il ginocchio,
Tutto il resto rimanete molto leggere e morbide, senza insistere troppo. Vedete che è una vita meravigliosa questa. Al massimo, per creare giustamente un po' di unione tra la parte superiore e inferiore, la coscia un po' di giallo ce l'ha. Mettiamo un po' di giallo proprio per tutto il resto. Fermi. Arriva tanta luce, non ci serve inquadrarla troppo. Quindi provate a graduare anche la vostra mano, facendo sì che, ad esempio, ultima cosa, vi faccio questo esempio che a volte è più utile rispetto a 3000 parole. Facciamo le scarpine, ad esempio, azzurre, no? Guardate cosa cambia a livello di percezione visiva. Per dire, azzurre, poi vado a prendere un blu, qua il blu al massimo lo mettiamo qua sotto, ma non mettetecene tanto. Qui invece diventa per la maggior parte la superficie blu. Facciamo finta che l'azzurro si sia scurito, il tallone lo lasciamo quasi bianco, giusto per dare un senso di colpo di luce forte. Infine, vabbè, il colore della, ecco qua, sa. Quindi per dire, in futuro l'avevamo fatto azzurro, in questo caso per marcare ancora di più questo effetto, perché poi dobbiamo chiudere, però se volete lo riaccendiamo la prossima volta tutto questo sporco lavoro, sacchete. La ballerina, mi raccomando, molto scura. Tutto il resto diventa persino azzurro o bianco, cioè qui c'è tutta la zona del tutù. Ovviamente il pube riceve la luce, quindi tutto è chiaro. Di conseguenza anche il tutù. Però per ora prepariamo così, poi magari lo finiamo assieme la prossima volta, proprio gli ultimi tocchini, proprio gli ultimi ritocchi con la matita, se no adesso con il pennarello vado a creare un po' di danni. L'importante è che creiate proprio una differenza persino fastidiosa, perché all'inizio lo è, poi andremo a lavorare bene su questi punti, e preparare il corpo. Per la prossima volta, giuro, la concluderemo, questa piccola Frankenstein della danza. Vi invio l'immagine e poi ci dobbiamo lasciare per l'ultima puntata, la prossima volta degli esami, severissimi ovviamente. Noterete subito sul foglio proprio la differenza cromatica, quasi esagerata, però all'inizio esagerate anche voi, poi pian pianino vedrete che occhio nudo capirete quando metterci un po' di colore, quando no, quando fermarvi, quando esagerare, perché poi ognuno di voi ha uno stile, Mariella ha il suo stile, Claudio ha un altro stile, Adriano probabilmente farà un bel chiaroscuro differente. E questo è il modello iniziale, adesso quello che vi sto mandando, zacchete. Siate furbi, dove c'è la luce mettete poco colore, fate meno fatica e poi guardate il contrasto. Io questa per finirla, possiamo far così. La ballerina che c'è sulle slide, quella che troverete, questa è un po' il modello da seguire, però al contrario. Però magari lo finiamo assieme, per la prossima volta, appunto, come possiamo fare? Ma puoi anche finirla tu e noi la guardiamo sul WhatsApp. Sì, dai, va bene, dai, vi lancio il modello dopo, così... Quando vuoi tu, naturalmente, quando puoi.
Sì, dai, così la prossima volta facciamo quello che... Non so, va bene? Sì, dai, facciamo il sipario con tutto ciò che... Poi per le nuvole, magari anche lì, introduciamo le nuvole fantasiose che vi assicuro è un lavoro che diverte tantissimo, perché disegnare un cielo come lo vogliamo noi non capita tutti i giorni. Ce la potresti mettere nelle slide, che così... Sì. Nelle slide, questa con l'altra... Così noi la guardiamo. E... Perfetto, Rox, sono pienamente d'accordo. Scusa, Fabiana, quel lavoro da fare all'interno del siparietto lo facciamo la prossima volta. Prossima volta, perché ognuno... Lo facciamo durante la lezione, sì. Sì, proveremo magari insieme a mettere, non so, una mela, un occhio, poi una nuvola strana, ecco, facciamo così. Magari anche una sagoma di una ballerina. La ragazza di Vermeer magari no, perché facciamo un po' ripasso in generale. Noi facciamo il siparietto, allora. Ma, allora, chi vuole prepararlo il siparietto, però non... No, tranquillo, posso magari la ballerina, finire la ballerina. La ballerina, va bene, ok. E basta, questo è il compito. E mi raccomando, create, poi ve lo farò vedere questo contrasto più da vicino. Il punto di luce cambia e cambia anche tutto. Intanto... Ecco, metticela sulla slide, che così la vediamo meglio che sulla WhatsApp. Ok, vado a vedere i compagni d'avventura di fotografia. Stasera avrò un attimo rifiatare e finisco la ballerina, vi mando poi tutto ciò. Sì, sì, ma con calma. Una settimana, certo. Senza nessuna fretta. Grazie Fabiana. Grazie a voi. Grazie a voi come sempre. Ciao.